Campo della Juve è abbastanza improvvisato, per forza di cose, debutta, ritorna Hernanes e debutta Rincon, quindi... Buonasera da Alberto Rimedio, la dominatrice della Serie A contro la più bella... della Juventus, poi fortunatamente all'indomani di quella sconfitta... Il miracolo, la Juventus vuole andare avanti, all'ingresso in campo i due allenatori... C'è un turnover così... Il pallone ancora tra i piedi di D'Alessandro, centrale a cercare Kurtic, buona la chiusura di Rincon che fa valere le proprie doti di incontrista e guadagna questo... La vivacità, sulla velocità di D'Alessandro penso che... La parte opposta all'inserimento di Marchisio, il pallone arriva all'Ixtiner, prendono posizione gli attaccanti nel cuore dell'area di rigore, arriva con un attimo di ritardo, Rincon non riesce nella deviazione a pochi passi da Berisha. Beh, non già schierati, già 5 difensori a protezione della... giocatori dell'Atalanta, ma qui c'è tutta la qualità tecnica di Marchisio e poi di Pjanic che in un fazzoletto di terreno sono riusciti ad eludere la pressione degli avversari. Il colpo di testa di Kurtic arriva sul pallone Barzagli, altro colpo di testa di Grassi, poi di nuovo Kurtic anticipato, si lotta nel... ad affrontarlo Caldara. Pjanic, Dybala non arriva sul pallone, Rincon tocca con un braccio, calcio di punizione in favore della con l'acquisto nel mercato di gennaio all'interno di Asamoah con l'esterno del piede sinistro, poi serve Dybala, adesso è salita la pressione della Juventus, non deve farsi schiacciare l'Atalanta. Rincon, il cross, il colpo di testa di Caldara, altro colpo di testa questa volta di Conti, cerca di servire Petagna, modo di stringere la squadra in mezzo al campo perché Petagna non può tutte le volte andare a fare l'attaccante e quando perde la palla andare su Hernanes. Dybala, sempre Kurtic, prova a chiudere il triangolo con Conti, ma ha capito tutto Hernanes e poi Rincon va a terra e arriva il rivediamo, no, l'ha toccato la Grassi, primo cartellino a gennaio, è andato a Napoli al primo allenamento, si è Pjanic, Asamoah di prima, Rincon cerca un po' di spazio lungo la corsia laterale, non è la sua posizione. Meridiam dalle 23 per parlare ancora di questa partita e per parlare tanto di calcio mercato, sono ore sempre calde nel mese di gennaio. Tenuto 2-0 per la Juventus contro l'Atalanta in questa gara che vale per gli ottavi di finale di Coppa Italia, lo ricordiamo, gara secca, chi vince al prossimo turno troverà una tra Milan e Torino domani la sfida e poi ha il tempo di servire Rincon. La Juventus è entrata in partita, adesso vedi che si divertono tutti, partecipano tutti. Anche... in mezzo c'è spazio adesso per Dybala, sono problemi per l'Atalanta perché c'è l'opportunità del contropiede per la Juventus. Rincon, la sovrapposizione di Asamoah, Rincon cerca proprio il compagno, il pallone gli ritorna in maniera fortunosa all'interno dell'area di rigore, circondato da Pelé. Secondo tempo di Juventus-Atalanta, ottavi di finale di Coppa Italia, il primo si è concluso con il vantaggio della Juventus per... fare quello che ha fatto ultimamente in campionato. Hernanes cerca Rincon, su di lui proprio Conco, poi Rincon scambia con Lichtsteiner, ancora Rincon, poi Barzagli diventato capitano con l'uscita dal campo di Marchisio. Lichtsteiner si gira velocemente, Rincon cerca di superare proprio Conco, ancora Rincon che mantiene il controllo del pallone. Mandžukić, Neto va a cercare Rincon, su di lui l'attacco immediato di Spinazzola. Hernanes. Molto aggressiva l'Atalanta in questa fase. Rugani, squadra che in Italia ha vinto il maggior numero di volte la Coppa Italia, 11. Stato di Caldara, Sturaro prova ad allargare per Lichtsteiner che riesce ad arrivare in anticipo su Spinazzola e si crea un'opportunità con favore della Juventus. Sta cercando l'Atalanta di trovare il modo di aggredire di più il portatore di palla, però sta trovando difficoltà, ancora non ha trovato le distanze giuste. Rincon, più partito Sturaro, si aprono i compagni pronti a ricevere il pallone, Hernanes, c'è tanto spazio adesso per Rincon che può attaccare verso l'area avversaria. Dybala sul latte, tanto il cross sul primo palo, il colpo di testa, poi il tocco di Sturaro, va a cercare Mandžukić, ancora Sturaro, allarga il pallone verso Rincon che perde palla sull'attacco di Freuler, Barzagli verso Rugani, Petagna. Porta palla intanto Piazza che riesce ad allargare verso Rincon, la finta di Rincon al limite dell'area, ancora Rincon, sempre Rincon, la conclusione, il pallone che accarezza la parte superiore della traversa e termina sul Berisha, fondo forse. Però ha concesso la rimessa dal fondo nelle due stagioni e mezza al Genoa. Intanto rivediamo quello che è successo. No. Sì, l'ha toccata dietro, ha rivisto un po' la squadra.
Eccolo il colpo di testa di Toloi, poi Conco perde il pallone sull'attacco di Rincon che ancora una volta fa 1-2 quando siamo al 72esimo minuto. Beh, la partita si fa ancora squadra a cercare la conclusione, quindi è una mente cercata, non è certamente casuale. Alberto qui allo Juventus Stadium e ha invitato a scaldarsi Gomez. Pjanic arriva prima di Conco, Hernanes, ancora Pjanic. Rincon prova la verticalizzazione per mandare il pallone in avanti mentre Piazza ha il compito di sfruttare gli spazi in contropiede con la propria velocità, non ci riesce, punizione che viene fischiato, allora sale rapidamente, c'è l'Atalanta, ha eliminato il Pescara. Piazza, tocco per Rincon, prova a lanciare Sturaro, viene inseguito da Conti, duello in velocità e colpo di taglio, il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Rincon circondato da Gomez e Spinazzola, ancora Rincon, perde il pallone, di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Milan.